Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo della sciagura dell'hotel Rigopiano di Farindola a pochi giorni dal quarto anniversario. Nella tragedia persero la vita 29 persone. Ci sarebbe un nuovo colpo di scena con uno studio di alcuni ricercatori dell'Università di Chieti che formula una nuova ipotesi per spiegare quanto accaduto quel tragico giorno del 2017. Ci sarebbe, secondo questo studio, il sisma alla base della valanga che ha poi travolto l'hotel. Insorge il comitato vittime che parla di colpo basso e di spiegazioni che prefigurano una assoluzione degli imputati nel processo che si sta celebrando al Tribunale di Pescara. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. A meno di un mese dal quarto anniversario della tragedia di Rigopiano, un nuovo scenario potrebbe aprirsi a seguito di uno studio scientifico pubblicato sulla prestigiosa rivista Frontiers in Earth Science, a firma Tommaso Piacentini, Monia Calista, Umberto Crescentini, Enrico Miccadei e Nicola Sciarra, docenti dell'Università degli Studi di Chieti. Secondo gli scienziati, le tre forti scosse di terremoto, ben due oltre il quinto grado della scala Richter, e motivo per cui gli ospiti volevano abbandonare il resort isolato dalla neve, causarono la valanga che alle ore 16:18 inghiottì l'hotel Rigopiano, causando la morte di 29 persone. Lo studio è stato condotto attraverso un'analisi regionale multidisciplinare integrata, combinando l'analisi meteorologica e climatica regionale, l'analisi della sismicità, l'analisi della distribuzione delle valanghe e il confronto tra sismicità e valanghe nello spazio e nel tempo, prendendo ad esempio i casi aprile 2009 e gennaio 2017. Il terremoto, si legge nella pubblicazione, causa una iniziale frattura di taglio all'interno di una pressione strato debole. A causa di queste, le forze agenti nell'astrone che comincia a scivolare si distribuiscono modellando una nuova configurazione. Ad impressionare, nelle 30 pagine pubblicate in lingua inglese, sono i numeri delle valanghe registrate prima e dopo la tragedia. Se nel sessantennio precedente si erano contate da 0 a 70 valanghe, il 2017 rappresentò un'annata anomala quando si registrarono 76 valanghe con un totale di 105 nei due giorni successivi e 115 alla fine dell'anno. A dare peso specifico alla ricerca anche l'analisi fotogeologica che per la prima volta hanno documentato fratture e scarpate di origine ecosismica che potrebbero contribuire a innescare la valanga che probabilmente sarebbe stata liberata dalla parte centrale del pendio. Questo conferma il ruolo delle scosse sismiche nello sviluppo di queste specifiche valanghe, anche se con un innesco ritardato rispettivamente 135 o 32 minuti dai precedenti eventi sismici di magnitudo 5,1 e 4,3 per la valanga di Rigopiano. Le analisi di modellazione e stabilità 3D hanno fornito ulteriore supporto a come la scossa sismica sia stata responsabile dell'instabilità del cedimento e della deformazione della neve nella parte alta del versante del Monte Siella e della valle di Rigopiano. Come detto inizialmente, questo studio con molta probabilità andrà a rimescolare le carte sul tavolo di un processo ancora fermo nella fase preliminare e che alla ripresa il 15 marzo prossimo potrebbe favorire molti dei 29 imputati che potrebbero chiedere al GUP una perizia sullo studio. Non si è fatto attendere il commento del Comitato delle Vittime di Rigopiano, i quali giudicano lo studio uscito in questi giorni l'ennesima spada di Damocle sulla vicenda. Questo studio, eseguito da geologi e sismologi che si sostituiscono ad un tribunale italiano e stabiliscono che la causa della valanga è attribuibile alle scosse sismiche, aleggiano in maniera inequivocabile quasi la soluzione degli imputati prima ancora delle celebrazioni del processo vero e proprio. Un colpo basso ordito chissà per quali ragioni, continua il comitato, ma del resto in questi 4 anni di colpi bassi ne abbiamo ricevuti in notevole misura e dopo ogni colpo ci siamo rialzati sempre più forti e con nuovi argomenti ed impulsi info-investigativi. I 3 punti cardini dell'inchiesta sono e rimarranno sempre gli stessi: pulizia della strada e piano neve fallimentare, ordinanze preventive di sgombro e sicurezza pubblica mai adottate, soccorsi allertati in ritardo. E a proposito di sciagure e di terremoti e di poco fa la notizia di un terremoto molto forte nella zona centrale della Croazia, a sud di Zagabria, 6.4 la magnitudo, un terremoto che è stato
sentito distintamente anche sulla costa adriatica in Italia, anche nella nostra regione, addirittura all'interno dei laboratori di fisica nucleare sotto il Gran Sasso. Gli operatori si sono accorti distintamente del sisma per la notevole sensibilità degli strumenti, tra questi in particolar modo il reparto che usa il criostato, una specie di enorme frigorifero che è molto sensibile e studia i neutrini nell'esperimento cuore che si è riscaldato in modo sensibile. A Zagabria, così come in tutta la Croazia centrale, traffico in tilt, non c'è elettricità, ci sarebbero purtroppo numerose vittime, la notizia di pochi minuti fa, e dunque staremo a vedere che cosa accade sull'altro lato dell'Adriatico. Andiamo avanti adesso con il nostro telegiornale, parliamo di commercio in questa epoca di pandemia. Si spera di vedere l'Abruzzo dal 6 gennaio zona gialla, almeno questa è la speranza delle organizzazioni di categoria dei commercianti, che si dicono soddisfatte per la decisione di anticipare i saldi al 4 di gennaio. Paolo Renzetti. Da poche ore è ufficiale, i saldi nella nostra regione partiranno il 4 gennaio. Direttore, quello un po' che tutti volevano, soprattutto le organizzazioni di categoria. Sì, abbiamo chiesto con forza di spostare la data del 5, perché come sappiamo con l'ultimo decreto del governo il 5 e il 6 saremo tutti quanti rossi, per cui non era il caso di partire come era già stato stabilito il giorno antecedente la Befana. Qualcuno preferiva magari partire direttamente il 7 di gennaio in zona gialla, ma alla fine abbiamo trovato una mediazione partendo il giorno 4, anche se in zona arancione. Un Natale molto complicato, difficile per gli esercenti della nostra regione. È stato molto complicato, come ben sappiamo siamo l'unica regione che ha avuto ulteriori chiusure nel periodo prenatalizio, e soprattutto il settore moda, abbigliamento, calzature hanno subito dei danni in più rispetto anche a quello che è successo nel resto d'Italia. Speriamo che la situazione, diciamo, a gennaio comincia a migliorare sia dal punto di vista epidemiologico e di conseguenza come dire, anche rispetto alle vendite fisiche. Sappiamo che è difficile conciliare quelle che sono le esigenze per quanto riguarda la crisi da coronavirus con le esigenze degli esercenti, ma dal mio punto di vista si può trovare una giusta mediazione e fare shopping in sicurezza. Ma i ristori annunciati e previsti sono arrivati? I ristori sono in ritardo, soprattutto quelli della regione Abruzzo, lo abbiamo sollecitato più volte. Dal nostro punto di vista si deve adottare una procedura straordinaria per accelerare l'erogazione dei fondi. È evidente che adottando le procedure ordinarie rischiano di arrivare un po' in ritardo rispetto a quelle che sono le esigenze. Tante le attività portate avanti dal WWF nel 2020, nonostante le problematiche legate alla pandemia. Vediamo il resoconto di questo anno che sta per terminare nel servizio. Che 2020 è stato dal punto di vista ambientale anche nella nostra regione? Beh, sicuramente è stato un anno difficile per tutti, per tutta una serie di problematiche che abbiamo vissuto legate alla pandemia, e d'altra parte però sono continuate le attività normali di tutela dell'ambiente che il WWF porta avanti. E allora citiamo due casi per tutti: da un lato le bellissime immagini dell'orsa con i quattro cuccioli, che ci dà la speranza anche di quella che è un po' una rinascita sia della natura sia della nostra stessa vita, e dall'altro, elemento negativo, questa proposta di taglio di 8.000
3.000 ettari del parco regionale Sirente-Velino, l'unico parco regionale presente nella nostra regione, guarda caso proprio un territorio fondamentale per la tutela dell'orso. Queste sono le contraddizioni che noi viviamo e che dobbiamo assolutamente superare. Quella di oggi è stata anche l'occasione per ricordare Fabrizia Arduini, una vostra attivista scomparsa di recente. Sì, il 2020 è stato anche l'anno che ci ha portato via Fabrizia, sentiamo tutti un grande vuoto per lei, ma continuiamo a lavorare anche per il testimone che ci ha lasciato. E di questi giorni la vittoria sull'impianto GPL a Ortona, che non verrà più realizzato sul paese che lei tanto amava, lo dobbiamo a lei. E pensiamo, quindi vogliamo dedicare a Fabrizia la ripartenza e il nuovo entusiasmo con il quale vogliamo difendere la natura. È mancato il numero legale nel Consiglio Comunale di Avezzano, che doveva discutere del debito fuori bilancio da riconoscere a seguito del contenzioso per l'ultimazione del nuovo municipio della città marsicana. Dalla Lega si attacca la maggioranza che sostiene il sindaco Di Pangrazio. Per Tiziano Genovesi non si stanno facendo gli interessi della città. Sentiamo il servizio di Gioia Chiostri. Quasi 2 milioni di euro pendono sulla testa del comune di Avezzano. Questo è l'importo della somma che l'ente comunale, oggi amministrato dalla squadra di Di Pangrazio, dovrà sborsare entro 10 giorni per la controversia IRIM, legata alla costruzione del nuovo municipio nella zona nord della città. Una cattedrale nel deserto ad oggi. Per il commissario Passerotti, che ha seguito una parte dell'annosa vicenda quando era commissario prefettizio proprio ad Avezzano, occorre adesso una massima prudenza. Siamo arrivati a depositare l'atto di precetto, quindi IRIM sta andando avanti con quello che è il credito che vanta nei confronti del comune di Avezzano. Il comune di Avezzano continua ad allungare i tempi, pagando inspiegabilmente ogni giorno degli interessi di mora, che sono degli interessi di mora abbastanza cospicui. Questo sindaco non ha una visione di città, ha messo su una cozzaglia di liste con delle persone che sono le più disparate possibili e che oggi non hanno a cuore la città di Avezzano e lo stanno dimostrando col primo vero grande problema. Nell'ultimo consiglio comunale il punto all'ordine del giorno, connesso a doppio filo con il lodo del collegio arbitrale e quindi con quello che è a tutti gli effetti un debito fuori bilancio, non è stato discusso per mancanza del numero legale. Ci sono delle situazioni, ci si deve sedere a tavolo con IRIM per cercare di mediare la posizione, senza dover necessariamente chiedere chissà quali condizioni a IRIM. Ritornare in possesso immediatamente della struttura, occorrono ancora 4 milioni e mezzo per poterla terminare. Quindi qui si vede o di procedere con fondi comunali, che evidentemente ad oggi bisogna trovarli, oppure si può ricorrere a un project financing. La struttura è già costata 6 milioni di euro per, diciamo così, la predisposizione, il progetto, il fatto anche di edificarla in parte, poi si va verso l'approvazione del bilancio e quindi sicuramente questo debito peserà. Beh, dobbiamo votare in consiglio un debito fuori bilancio, quindi è un debito fuori bilancio di oltre 1,8 milioni di euro, è un debito fuori bilancio importante. Ci sono dei fondi, a nord il Crona, che per onestà intellettuale ci sono dei fondi accantonati pari a 1,1 milioni che derivano dalla vendita della farmacia comunale, ma ci sono comunque dei soldi ancora da dover sborsare. Ci spostiamo a Teramo adesso, dove è stato presentato il percorso di istruzione e formazione professionale triennale gratuito per conseguire la qualifica da muratore edile, percorso affidato da Regione Abruzzo ad Eventi Italia in collaborazione con l'ANCE. Vediamo il servizio. È un progetto particolare che dà una grossa opportunità ai ragazzi che sono sotto i 25 anni di età, perché questo percorso formativo che dura 3 anni permette loro, oltre all'assolvimento di un obbligo formativo, ma permette dal secondo anno l'inserimento nelle aziende attraverso la stipula di un contratto di apprendistato di primo livello, per cui il ragazzo già dal secondo anno avrà un contratto di apprendistato con le aziende che aderiscono al progetto.
detto, è una grandissima opportunità per i ragazzi lavoratori, perché normalmente i percorsi triennali prevedono soltanto degli obblighi formativi, ma in questo caso il ragazzo ha l'opportunità di affacciarsi nel mondo del lavoro e alla fine del triennio l'azienda potrebbe anche optare per l'assunzione con il ragazzo con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Bisogna un po' uscire fuori dall'idea del muratore che sta lì, che mette in mattone. Il muratore deve conoscere i progetti, i software, i computer, anche perché la tecnologia è andata molto in avanti e allora abbiamo bisogno sempre di più di avere persone altamente qualificate. A giorni, diciamo fra qualche mese, dovrebbero partire i famosi lavori con gli incentivi dell'ecobonus che tutti conoscono e avremo bisogno di tanta manodopera, di tanta manodopera specializzata. Perciò io inviterei i giovani a entrare in questo mondo, noi abbiamo anche, i nostri contratti sono tutti a tempo indeterminato per il 95%, non abbiamo contratti a termine oppure tempo a part time, perciò abbiamo la retribuzione che è molto più alta dei metalmeccanici, cioè io ripeto, faccio questo appello ai giovani di entrare in questo mondo. Wine Channel, network abruzzese di enologia, ha creato un magazine scritto in cinese per promuovere il vino italiano nel paese asiatico. Oggi presentiamo questa bella iniziativa da voi curata che riguarda un magazine tutto scritto in cinese sul vino italiano e dedicato proprio al mercato orientale, in particolare proprio quello della Cina. Come è nata questa iniziativa? Sì, Wine Channel è una società che si occupa da qualche anno proprio di comunicazione ed export del vino italiano in Cina, in questo mercato che è uno tra i più interessanti oggi proprio per il vino e che soprattutto quest'anno e per l'anno prossimo si prevede essere un mercato estremamente interessante proprio per l'Italia del vino. Abbiamo pensato, creando questo magazine, a come riuscire a raggiungere i nostri potenziali clienti, buyer, importatori cinesi con uno strumento differente. Quindi diciamo non riuscendo a raggiungerli in questo periodo fisicamente attraverso le fiere o le modalità tradizionali di contatto con i clienti. Allora abbiamo pensato di creare un magazine, che è un magazine stampato e cartaceo, che viene distribuito gratuitamente in Cina a un panel di importatori, distributori, buyer cinesi in diverse province della Cina. La cosa bella, importante di questo progetto è che oltre a raccontare il vino italiano, quindi ad avere una funzione di informazione e formazione sul nostro paese, sulle nostre produzioni, sulle nostre ricchezze anche territoriali, ad esempio il primo numero l'abbiamo dedicato all'Abruzzo proprio per appartenenza, descrivendo non solo il Montepulciano, le denominazioni, quindi un viaggio attraverso la nostra storicità, ma anche collocando l'Abruzzo in Italia, quindi descrivendolo anche proprio come regione con le unicità che ha, anche perché una grande forza dell'Italia è proprio la grande differenza e varietà di vitigni e che vanno comunicati, vanno raccontati, quindi non esistono solamente i grandi vini blasonati, le grandi firme del vino che sono le più conosciute, ma il nostro scopo è quello di andare a raccontare e a comunicare tutte le nostre varietà e tutte le nostre produzioni vinicole italiane. E la cosa diciamo che abbiamo voluto fare è stata creare anche un collegamento con il web, cioè dare la possibilità ai consumatori cinesi di poter contattare direttamente sia le aziende sia eventualmente acquistare i prodotti tramite e-commerce o tramite un rappresentante cinese in Cina attraverso quello che è lo strumento da loro più utilizzato, che è il QR code che noi ancora non utilizziamo tanto, anche se in questo periodo abbiamo iniziato anche noi ad usarlo. Per loro è fondamentale perché collega la carta stampata con il web, quindi per loro avere ad esempio una selezione di vini italiani sul magazine, poter andare ad approfondire poi notizie sulla cantina, poter contattare direttamente un rappresentante cinese oppure poter acquistare direttamente il vino su una piattaforma e-commerce è sicuramente per loro un modo per raggiungerci, per conoscerci meglio e per approfondire proprio la conoscenza dell'Italia e dei suoi vini. Noi ci auguriamo che con questo progetto riusciremo a sostenere, ad aiutare insomma ancora di più le cantine italiane ad entrare in uno dei mercati più interessanti, più importanti per l'export del vino.
E adesso siamo alla pagina dello sport, partiamo dalla B. Domani alle 15, ultima del 2020 per il Pescara, che ospiterà il Cosenza per quello che è uno scontro diretto nella parte bassa della classifica. Resta in attacco il dubbio Seter, mentre tornano dal primo minuto Balzano e Nzita. Il Cosenza ha il peggior attacco del campionato, ma non ha conquistato in trasferta la maggior parte dei suoi punti. Allora vediamo il servizio di Andrea Costantini. Quello di Chiavari è stato un bruttissimo incidente di percorso o il segnale di un nuovo periodo, no? La risposta a questa domanda la daranno le due partite pre-sosta. Entrambe sono scontri diretti nei quali ripetere l'errore principale di due giorni fa sarebbe peccato mortale. Scendere in campo cioè senza intensità e furore agonistico, per usare le due espressioni pronunciate nel post-gara dal tecnico Roberto Breda, che si è messo sul banco degli imputati per non aver saputo motivare a dovere la squadra, pur avendo parlato chiaramente di gara spartiacque. Così domani, ore 15, col Cosenza, è lecito attendersi una squadra che abbia almeno il medesimo spirito visto nelle precedenti 5 partite della gestione Breda. Il tecnico biancazzurro poi si porterà dietro il principale interrogativo di questo periodo: la presenza dal primo minuto di Damir Seter. Per questo Pescara il centravanti colombiano è imprescindibile. Le tre vittorie in campionato sono arrivate con lui in campo dal primo minuto, e proprio in quelle tre partite Seter ha realizzato le sue 4 reti stagionali, numeri inoppugnabili. Ieri il giocatore ha lavorato in via differenziata e neanche la rifinitura di questa mattina all'Adriatico Cornacchia ha fugato dubbi sulla sua presenza da titolare. Per il resto vanno verso il ritorno dal primo minuto Balzano, Nzita e Memusciai. Il primo formerà il trio di difesa con Bocchetti e l'ex Scognamiglio. Il giovane laterale belga agirà da quinto di sinistra. Memusciai farà parte del trio di interni con Omeonga e Valdifiori, Bellanova a destra. In avanti con Galano ci sarà Maestro, in caso Seter non ce la faccia a giocare dal primo minuto. Out Jarosinski per i postumi del violento scontro di gioco di Chiavari. Il polacco attende l'esito degli esami strumentali. All'Adriatico arriva un Cosenza che è partito con entusiasmo sull'onda lunga della clamorosa salvezza dello scorso luglio, ma ora non se la sta passando molto meglio del Delfino, rispetto al quale ha 2 punti in più, una sola vittoria nelle ultime 7 partite ed un mercato di riparazione dal quale il tecnico Occhiuzzi attende rinforzi per un attacco che è il peggiore della cadetteria, 11 reti segnate, a fronte di una difesa granitica, 12 gol incassati, seconda solo a quella del Cittadella, che però ha 2 gare in meno. La squadra silana però ha conquistato le sue 2 vittorie e 9 dei suoi 14 punti lontano dal San Vito Marulla. Dopo il doppio pareggio casalingo con Venezia e Pisa, il tecnico Occhiuzzi detta la linea. Normale, adesso per il momento dobbiamo lavorare bene con gli elementi che abbiamo e preparare al meglio questa gara, perché troveremo una squadra più arrabbiata di noi, insomma. E il momento che dobbiamo far male è quando si recupera palla e si riparte, perché ce l'abbiamo nelle corde e non dobbiamo sbagliare l'ultimo passaggio, la decisione giusta, non bisogna sbagliare. Lo stesso Chiuzzi medita di lasciare il 3-4-1-2 e rispolverare un 3-4-3 nel quale l'ex Baez e Carretta agiranno ai lati del giovane italo-dominicano Sueva. In mediana girano Bittante e un altro ex, Corsi, sulle due fasce, interni Sciaudone e Petrucci. In difesa rientra Tiritiello con Ingrosso e uno tra Legittimo, Favorito e Idda. Sempre tra gli ex non ci sarà il difensore Schiavi, mentre partirà dalla panchina l'attaccante Borrelli, che ha collezionato 2 presenze e appena 72 minuti finora. Il giocatore di proprietà del Pescara non ha trovato spazio e potrebbe andare via a gennaio, destinazione Perugia, sempre in prestito. Nei 27 precedenti a Pescara il bilancio cioè di 13 successi biancazzurri, 12 pareggi e 2 affermazioni silane, l'ultima nel lontano 67. Arbitro del match sarà Marco Serra di Torino, con cui il Pescara ha 6 direzioni, una vittoria, 2-1 con il Livorno nel 2016, 3 pareggi e 2 sconfitte. L'ultima gara con Serra è Frosinone Pescara, 2-0 del dicembre 2019. Con Serra il Cosenza ha 3 direzioni, 2 pareggi, una sconfitta e nessuna vittoria. Chiusura d'anno col successo nel derby del Vomano per il Notaresco. Siamo alla Serie D, che quest'anno vuole tentare nuovamente la scalata alla Lega Pro, che la scorsa stagione non è riuscita a causa dello stop dei tornei per Covid. L'obiettivo è quello di ritentare, come ammette il presidente rossoblu Salvatore Di Giovanni. Presidente Di Giovanni, si chiude l'anno in bellezza dopo l'amarezza di quel campionato sfumato prima del lockdown.
Per fortuna oggi avete vinto per voi e quindi si va in vacanza con il sorriso sulle labbra. Sicuramente sì, è stata una bella partita, è stata una partita sofferta, con molto agonismo, con due squadre forti. L'ho detto anche ai tuoi colleghi, devo fare i complimenti al Castelnuovo perché sinceramente mi ha impressionato come squadra, come grinta, come voglia di lottare e di vincere. Poi noi abbiamo fatto due Eurogol, quindi credo che la vittoria ci possa stare. Logicamente sono contento per la società, per i ragazzi, sì, perché venivamo poi da una sconfitta di campo basso, quindi una deblac è stata giù, però abbiamo reagito bene, ho visto una squadra compatta, quindi ho fatto i complimenti ai ragazzi. Per quanto riguarda il 2020, sinceramente è stato un anno tragico, non solo da un punto di vista sportivo, no, però da un punto di vista salutare, quindi quello che è successo e che sta succedendo ancora con questo benedetto Covid che non sparisce, è stato un anno particolare. Noi avevamo vinto il campionato, l'abbiamo buttato sinceramente perché avevamo 11 punti di vantaggio il girone d'andata, poi il girone di ritorno, non so che cosa sia successo, è chiaro che poi si è interrotto questo campionato. Il nostro rammarico principale è che se veniva stoppato una settimana prima, così come è successo dal centro nord, dall'Emilia in su, che l'avevano fermato una settimana prima della nostra, noi avremmo vinto il campionato perché eravamo primi. Quindi l'ultima partita che abbiamo giocato l'abbiamo perso, il Matelica l'ha vinto e quindi ci ha scavalcato. E riproverate quest'anno? Quest'anno ci vogliamo riprovare, quest'anno abbiamo allestito effettivamente un'ottima squadra perché vogliamo essere protagonisti. Poi l'ho detto anche ai ragazzi e a tutti quanti, noi vogliamo cercare di vincere, abbiamo fatto una squadra appunto importante, ho detto sempre che dobbiamo stare lì attaccati alle prime posizioni, poi alla fine tireremo le somme, se abbiamo vinto siamo stati bravi noi, se ha vinto qualcun altro significa che qualcun altro è stato più bravo di noi. La prima storica promozione in Serie D è un inizio di campionato strabiliante. I numeri del Castelnuovo parlano di un 2020 da incorniciare, come ammette anche il direttore generale neroverde Emilio Capaldi. Dispiace per i ragazzi perché poi alla fine ci è capitata anche la palla giusta per pareggiare con Sbarbati. Sicuramente lui pensava di essere in fuorigioco e ci ha dato un po' molle, perché se no poteva fare di tutto, poteva prendere lo specchio della porta, poteva stopparla, tirare, però nel calcio c'è tutto. Però complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una buona partita, non come domenica, ma ripetere quella partita di domenica dovevano essere marziani. Si chiude questo, come abbiamo detto, questo mini ciclo di partite, soddisfazione comunque in casa Castelnuovo per quello che si è riusciti a fare al primo anno in Serie D. Sì, ma proprio l'anno 2020 è stato positivissimo, sia per quanto riguarda la vittoria del campionato di eccellenze, sia cercare di fare un buon campionato di questo, quindi sicuramente è stato positivo, complimenti ai ragazzi, alla società, al territorio e sicuramente gli daremo anche ancora delle buone soddisfazioni. Alla ripresa ci sarà un'altra sfida difficilissima col Cinzia Albalonga, si chiude questo mini tour di partite difficilissime che vi ha visto impegnati. Sì, Albalonga è un'ottima squadra, tant'è che è imbattuta in casa ancora, quindi conosco qualche giocatore, è un'ottima squadra, ha fatto ottimi risultati e sicuramente ci sarà da lottare, ma non ci tireremo indietro, è nella nostra indole. Perché voi fuori casa siete veramente una macchina da punti. Sì, noi fuori casa cerchiamo sempre di trovare e cercare la vittoria, così faremo anche il 6 di gennaio. Speriamo che la Befana ci dia qualche buon dono. Il TG6 termina qui, il prossimo appuntamento è alle ore 19. Io vi ringrazio intanto per averci seguito e vi ricordo anche che on demand trovate i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.